Ciao a tutti, siamo Matteo Diana di Sulcis da scoprire escursioni archeonaturalistiche. Luca Di Bartolo, architetto che non architetta più, creativo video e mi occupo soprattutto di videodanza, che è il motivo appunto che ci ha portato a ritrovarci in questo luogo. Esatto, diciamo che la nostra storia nasce nel lontano settembre del 2018, dove appunto Luca ci contatta per promuovere il suo evento di danza che si svolge all'interno della necropoli di Montes, dove lui realizza un cortometraggio intitolato Time Machine, che è proprio un viaggio nel tempo, quindi avrete appunto modo di vedere questo video sui canali YouTube e Vimeo di Luca, dove comunque noi vi invieremo il link per appunto guardarlo. E Luca adesso ci descrive un po' questo evento che lui ha creato. In pratica si trattava di un piccolo festival in cui quattro danzatori e due musicisti hanno girovagato per il territorio del Sud Sardegna e hanno messo in scena delle performance improvvisate di danza e musica in alcuni siti, tra cui Montes, dove poi anche quest'anno torniamo, e il Tempio di Anta, Spaniloriga e le dune di Piscina. E le dune di Piscina, sì, esatto. Quindi noi abbiamo accolto molto positivamente la richiesta di Luca, abbiamo condiviso il loro evento, ma mai avremmo pensato di unire le nostre forze e quindi unire l'escursionismo alla fotografia e alla danza. Per questo da qui è nato il nostro progetto Hike and Dance, che significa escursioni e danza, ed è proprio il significato principale della nostra collaborazione. Esatto. Quindi siamo qua perché già l'anno scorso abbiamo appunto realizzato il nostro primo evento collaborativo all'Arco dei Baci di Sant'Antioco, dove Luca ha realizzato nuovamente un breve cortometraggio che ugualmente potrete vedere sui nostri canali, esatto, sia quello di Luca che il nostro di Sulcis da scoprire, perché noi ovviamente promuoviamo sempre tutto quanto. E da qui nasce la seconda edizione, possiamo definirla, esatto, così, sì, di Hike and Dance 2021, di Hike and Dance, che si sviluppa in tre date e in tre luoghi completamente diversi. La prima in assoluto, forse quella più importante perché da lì è nata la nostra collaborazione, è l'evento alla necropoli di Montessu, che si terrà appunto il 16 luglio. Inizierà appunto con la nostra escursione sul pianoro di Montessu, dove avremo modo di osservare il paesaggio circostante e i resti archeologici ancora oggi presenti, per poi raggiungere la necropoli di Montessu, dove le guide della necropoli condurranno la visita guidata alle Domus de Janas. A fine visita guidata la compagnia di danza Il Tempo Favorevole, compagnia, esatto, di Rimini, metterà in scena una performance dal titolo Alati senza quota. È una performance dedicata a Dante, ai 700 anni dalla morte, e si tratta di una compagnia appunto, di tre danzatrici e appunto metteranno in scena questa performance per la prima volta appunto qui in Sardegna. Appunto un anno fa mi hanno chiesto se fosse stato possibile organizzare delle date qui in Sardegna, ho detto ci possiamo provare e ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al momento in cui questo evento si terrà in tutto e per tutto. E si concretizza. Questa è quella che sarà appunto la serata del 16 luglio, ma passiamo a descrivere invece la serata del 17 luglio, che ci porterà nel territorio di Flumini Maggiore, nella quale durante la nostra escursione visiteremo le grotte di Sumanau. La visita durerà circa un'oretta, quindi visiteremo da cima a fondo le grotte di Sumanau, per poi dirigerci al Tempio di Antas, il Tempio del Sardus Pater, attraverso un'antica strada romana, per poi
passare nuovamente, come la sera precedente, alla serata di danza. Quindi in questa coreografia cosa vedremo? Allora, quello che vedremo la serata lo scoprirete vivendo, però potete avere un'idea di quello che accadrà guardando il trailer che comunque condividiamo nella pagina, dove vedete appunto un piccolo riassunto delle performance che le danzatrici hanno realizzato in precedenza, nello specifico a Ravenna, nel porto di Ravenna. Quindi anche cronologicamente passiamo appunto dal Neolitico di Montessu al periodo nuragico, fenicio-punico e romano, al tempio di Sardus Pater di Flumini Maggiore, per poi passare alla terza serata, che non sarà comunque l'ultima, dove abbiamo scelto appunto di concludere la nostra rassegna escursionistico-danzistica e anche fotografica al Forte Sabaudo di Suviso. Quindi il nostro evento è proprio un evento cronologico che parte praticamente dal Neolitico fino ai quasi giorni nostri, diciamo, perché comunque durante l'ultima data appunto del 18 luglio avremo modo appunto di svolgere un trekking urbano, che non è altro che in sostanza una visita dei musei più rinomati di Sant'Antioco, e partiremo appunto con la visita al Museo del Bizzo di Chiaravigo, per poi passare alla visita della Basilica di Sant'Antioco Martire e le sue catacombe di Santa Rosa, e infine terminare appunto la nostra escursione con le visite guidate a cura appunto della cooperativa Archeotour all'interno del museo etnografico del villaggio Ipogeo, testimonianza appunto della vita dei cittadini di Sant'Antioco, e per concludere in bellezza termineremo appunto la nostra escursione al Forte di Suviso, dove a fine visita guidata inizierà appunto lo spettacolo di danza e anche di teatro. Sì, esatto. Che avremo l'opportunità di vedere. In questo caso, ovviamente, essendo il forte una struttura dalla forma non, diciamo, simile a quella di un teatro, nel senso non c'è una zona dove le persone possono danzare, una zona dove il pubblico possa stare per vedere lo spettacolo, ci sarà una performance un po' diversa, perché la forma della torre appunto è una forma U, con le mura attorno, di conseguenza le persone potranno stare sui camminamenti e la parte, diciamo, coreografica si svilupperà, diciamo, non in modo statico, ma statico, diciamo, come se fosse su un palco, ma muovendosi, diciamo, più nello spazio del forte. Dunque sarà sicuramente anche più interessante, sì, vedere come prende la forma. Annunciava Luca, un palcoscenico diverso dal solito, ma anche un'escursione diversa dal solito, perché avremo appunto l'opportunità di assistere noi stessi a questa coreografia di danza. Quindi due attività completamente diverse l'una dall'altra, che trovano comunque un palcoscenico in comune, esatto, che è quello appunto dei siti archeologici e dei sentieri archeonaturalistici. Non ci rimane che salutarvi e invitarvi ovviamente a partecipare ai nostri tre eventi. Trovate tutti i dettagli degli eventi sulla nostra pagina Facebook, sul Ci sta scoprire escursioni archeonaturalistiche, e sulla pagina di Luca, sì, di Bartolo, e anche Sardinia at Dance. Esatto. Quindi niente, vi aspettiamo e non vediamo l'ora di ritrovarci tutti assieme in questi tre luoghi. Esattamente, anche se sono tre luoghi magnifici, dunque. Grazie mille. Ciao. Ciao, a presto.